Mercoledì 15 dicembre, benvenuti. Questo è il notiziario di Senigallia Notizie. Vediamo insieme quali sono le notizie della giornata di oggi. Vaccinazione dei bambini. Da oggi è possibile prenotare la vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni. Le somministrazioni inizieranno dal giorno successivo, giovedì 16. La platea degli interessati nelle Marche è di 92.645 bambini. Coldiretti Marche ha sostenuto fin dal primo momento il lavoro per la costituzione di un grande distretto del biologico regionale che potesse andare oltre la frammentazione e i localismi. Oggi viene ufficialmente riconosciuta l'ambizione di tante imprese e della regione, in primis dell'assessore Carloni, con la volontà di rendere il nostro territorio sempre più a misura di ambiente, salute e mercato. Sono queste le parole di Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche, a margine della firma dello Statuto del Distretto Biologico Unico delle Marche. Sai, quando c'è il sole è fantastico, ma è quando viene giù che diamo il meglio. Abbiamo il coraggio di guardare lontano, negli affetti come nel lavoro. Abbiamo le nostre abitudini. Ci piacciono le stesse cose. E con la forza dei nostri soci, viviamo lo stesso territorio da sempre, per creare opportunità e affiancarti nei tuoi sogni e nelle scelte di vita. Ti aspettiamo in BCC. Ci riconosceremo al volo. Tutto il nuovo e usato fotografico garantito è solo da Zona Immagine e su zonaimmagine.it. Canon, Nikon, Fujifilm, Panasonic, Lumix, Sony e tanto altro. Tutte le marche di fotocamere, videocamere e tutti gli accessori. Vieni a scoprire il vasto assortimento di materiale fotografico. Leonardo e Simone ti aspettano per mostrarti le occasioni del momento. Zonaimmagine.it ti aspetta anche nel punto vendita di Senigallia in via Piave 25. Agire nella crisi, mutualismo, conflitto e pratiche sociali. Confronto pubblico ad Arvulture di Senigallia con gli attivisti Jacopo Paffarini e Ileana Forneris. Vittorio Sergi introdurrà il libro Mutuo Appoggio, venerdì 17 dicembre alle 21.15. Applausi a Senigallia per Alice nel toccante ricordo dell'arte di Franco Battiato al Teatro La Fenice. Si è svolto martedì 14 il concerto Alice canta Battiato, appunto, con anche Carlo Guaitioni. Daniele Silvestri, altro personaggio della musica, anticipa le date del suo tour. Sarà a Senigallia martedì 22 alle ore 21 al Teatro La Fenice. Non amo fare programmi a lunga scadenza, dice, ma non stavolta. Iniziativa sul circolo del circolo Gramsci Senigallia, giovedì 16 dicembre su Gramsci Leopardi a Palazzetto Baviera, incontro con Valerio Calzolaio, introduce il professor Paolo Franceschini. Appuntamento con la foto del giorno, lo scatto di oggi è di Marica Berardinelli dal titolo Le luci di Natale. Votate le foto sulla nostra pagina Facebook e le foto con più like riceveranno un premio. 25 stampe 13x18, un ingrandimento 20x30, offerti come sapete da Zona Immagine di Senigallia. E diamo adesso un'occhiata alle previsioni del tempo di giovedì 16 sulle Marche. Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Non sono previste piogge. Le temperature saranno massima di 9 gradi, minima di 6. I venti saranno tesi e il mare mosso. Grazie anche oggi per averci scelto, grazie per essere stati con noi. Prossimo appuntamento con il notiziario di Senigallia Notizie è domani, alla stessa ora. Vi aspetto. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano.